Bentornati su Gran Senti Boys, oggi siamo qui ancora per una trailer reaction. Oggi trailer reaction del trailer ufficiale, nuovo trailer di Nope. Visto che già era già uscito un trailer a cui avevamo fatto la trailer reaction, eccola qua. Secondo trailer, cominciamo perché questo è uno dei film che mi interessa di più di tutto l'anno. E 3, e 2, e 1, e vai. Bene. E tu? Parte la gamba. Lo sai? Siamo sul super famoso Hollywood Boulevard. Oh, ciao! Ragazze, ragazze, oggi come andiamo? Ciao! Ma che fa? Dovrebbe essere già qui. Here we go. Cavolo, la chiave. Secondo te chiunque abbia ucciso papà è lassù? Ok. Che cosa hai visto? Ciao. È grande. È nella nuvola. È veloce. Non sono riuscito a vederlo. Ci serve il video. Eccolo. Che video? Il video, quello che ci fa ricchi. Innegabile, singolare. Il video per Oprah. Il video per Oprah. Falla salire un po'. Ancora un po'. Non ce lo dite che c'è sotto? Col cavolo. C'è qualcosa qui. E tu sei l'unica persona al mondo in grado di riprenderla. Quella nuvola non si è mossa di un cavolo di centimetro. Cioè, avete visto un UFO in quella nuvola? L'abbiamo visto. Porca troia. Così, baby! Così! Così! È grande. Sono arrabbiati. E vogliono attenzione. Oh, damn. È sopra di noi. Oh, cazzo. Non credo che ti prendano se non lo guardi. Ah. Sta arrivando. Non guardare. Ok. Non guardare. Non guardare, non guardare, non guardare. Oi. No. Ok. Che mangia. Wow. Ok. Mi piace. Sì. Col primo trailer avevo dei dubbi. Con questo trailer i dubbi sono spariti. Abbiamo capito, nel primo trailer avevamo dei dubbi, nel secondo trailer abbiamo ufficialmente capito di cosa stiamo parlando, ma avevamo già capito perché era uscito una o due settimane dopo il trailer primo, che era uscito che Nope era sì, Nope come dire no, ma anche era un acronimo, ovvero Not on Planet Earth, ovvero non del pianeta Terra, e quindi... Vedevi roba in cielo, sto parlando del primo trailer, non nel pianeta Terra, già ti hai fatto avevi già capito all'80%, adesso siamo al 100%. Si parla di alieni, un film horror su alieni, ok, ne sono usciti pochi, alieni intendo UFO, non alien e predator, uno di quelli che mi è piaciuto di più è Dark Skies, Oscure Presenze, che non è il film dell'anno, però personalmente a me è piaciuto. Molto molto bello. E questo, ok, Jordan Peele, ed è garanzia, non dico che è garanzia di qualità, ma ha fatto due film nella sua carriera. Uno è Noi, e l'altro è Scappa Get Out, anzi, uno Scappa Get Out, l'altro è Noi.
Capite che le attese sono alte. Ritroviamo, l'avevo già detto nella prima telecamera che sono trovate qua in alto, Daniel Kaluuya, che era protagonista di Scappa Get Out. Qua mi sembra che i protagonisti siano 3-4, ovvero Daniel Kaluuya, sua sorella. Mi verrebbe da dire suo padre, ma abbiamo già visto che muore subito. Poi quello che monta la telecamera, che mi sembra abbastanza importante. E l'asiatico che è interpretato da Steven Yeun, che si chiama Brian, il suo personaggio, e anche Craig, quello che è il cacciatore di UFO. Mi sembrano questi un po' i protagonisti. Attenzione, uscita la durata del film, che sarà 2 orette. 2 orette per un film horror vanno benissimo, sono giuste. Non sono giuste, secondo me, 2 minuti e 57 per un trailer di un film horror. So che io rompo tanto le scatole con i trailer, ma secondo me, personalmente, 2 minuti e 57, 3 minuti per un trailer sono decisamente troppi. Con 2 minuti e mezzo, 2 minuti e 15 te la portavi a casa e mi risparmiavi alcune scene che avrei preferito non vedere. È ovvio che se tu mi fai vedere un trailer, voglio che questo trailer mi voglia vedere il film, ma non mi faccia vedere il film. Non vi dico quali, 2 o 3 scenette, se me le levavi ero molto più contento. Soprattutto sul finale. Però comunque bel trailer, mi ha fatto capire ufficialmente la trama, di cosa si sta parlando. Mi ha fatto capire che ci sono chicche, 2 regoline da tenere presente per tutto il film, ovvero che non bisogna mai guardare in cielo, così se no ti prendono. Infatti, eccolo qua, l'immagine è questa qua, molto, molto simbolica. Bisogna capire se NOPE è solo un acronimo, nel senso che Not Open Earth, oppure NOPE, inteso per no, sarà anche una parola che verrà usata nel film. Cioè, viene usata alla fine del trailer, ma mi sembra che venga usata un po' così a cazzo di cane. Se invece avrà un ruolo, questa parola importante per il film. E poi un'altra cosa, bisogna stare attenti alle nuvole, perché gli UFO si muovono tra le nuvole. Ma questo si era già capito addirittura l'anno scorso, quando era uscito il poster ufficiale, eccolo qua, che si vede appunto una nuvola con qualcosa che esce da sopra, scusate, e si era già un po' intuito. Quindi nuvole, attenzione alle nuvole, non guardare in alto. Ovviamente dopo bisogna capire cosa si intende, perché si vede nel trailer, eccolo qua, che anche lui guarda in alto, e dopo guarda, quindi bisogna capire quando non devi guardare in alto, e se guardi in alto, questa per fortuna non ce l'hanno detta, questa è una cosa che capiremo nel trailer. Per esempio, bisogna ancora capire perché puntano proprio loro. Poi ricordiamo che nel primo trailer c'è ancora il discorso di quella ranch lì dei cavalli, che loro fanno, sono una famiglia che fanno film. Infatti, sua sorella è nell'Hollywood Boulevard, scusate. Quindi c'è anche l'aspetto cinematografico del film, non da escludere il fatto che comunque loro, soprattutto lei, fa film, vuole far film, i suoi antenati hanno fatto film, quindi molte cose da scoprire, molte cose scoperte. E ripeto una cosa che ho detto prima di incominciare la reaction: questo è uno dei tre film che mi interessa di più di tutto il 2022, di tutto il 2022. Questo è uno dei top 3, veramente, che non vedo l'ora di vederlo. Questo, uno è già uscito, che era Jurassic World, e l'altro è Black Panther Wakanda Forever. Uno mi ha ampiamente deluso, ma qua trovate la recensione. Su questo, letteralmente, butto tutto, cioè, sarei già al cinema. Scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo film, se vi interessa, se non vi interessa. Cosa avete notato magari del trailer? Cosa vi aspettate nel film? Pagina Facebook, profilo Instagram. Iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, attivate la campanella delle notifiche. Ci vediamo alla prossima puntata con gli Sandy Boys che piloteranno un'astronave aliena. 3, 2, 1, via.
We got, we got.